particolare, quello di nominare la giunta comunale e quello di delegare i consiglieri comunali per il lavoro che si andrà a svolgere. Noi siamo in maggioranza 8, compreso il sottoscritto, il numero è stato notevolmente ridotto, la legge prevede di nominare 4 assessori, io al momento ne ho nominati solo 3 perché abbiamo bisogno di far ripartire questa macchina amministrativa, ma tutti i consiglieri comunali hanno ricevuto delle deleghe precise e puntuali che non si sovrappongono l'una all'altra. Quindi significa un lavoro autonomo ma svolto in collegialità con il sindaco e con tutta la maggioranza consigliare. Ora mi appresto a leggere le nomine dei vari assessori e consiglieri delegati. Il sindaco delega all'assessore Giuseppe Gasparre la programmazione finanziaria, urbanistica e zona industriale. Sindaco delega all'assessore Galante Adelaide edilizia scolastica, sviluppo economico e politiche giovanili e sportive. A breve partono i lavori per la scuola media e la scuola materna Parco Casale. Così i nostri bambini e anche gli operatori scolastici potranno stare al sicuro. Il sindaco delega all'assessore Maria Rosaria Borracci le politiche sociali, l'assetto del territorio e la nomina vice sindaco del comune di Napoli. Consigliere comunale signor Antonicelli, dottor Giuseppe, pubblica istruzione, cultura, spettacolo e turismo. Come avvisato in precedenza, i consiglieri comunali hanno indicato Giuseppe Antonicelli, capogruppo consigliare. Comunale Stasolla Caterina le deleghe politiche ambientali, verde pubblico e arredo urbano. Il sindaco conferisce al consigliere comunale Daniello Vito Leonardo polizia municipale, affari generali e personale. Il sindaco conferisce al consigliere Natale Marco le deleghe per le politiche agricole, sviluppo rurale e protezione civile. Il sindaco conferisce a se stesso la delega dei lavori pubblici. Visto che nella prima seduta va indicato il nome del capogruppo consigliare, cedo la parola. Il gruppo consigliare per l'agenda bene comune ha dato incarico come capogruppo al consigliere Gregorio Scalera. Altro che augurare ai cittadini una buona serata e a tutti noi consiglieri comunali un buon lavoro per il futuro della nostra comunità.